Un saluto agli amici di Sport di Montagna, siamo a Lanzada in Valmalenco per provare la Valmalenco Valposchiavo. Sono con l'amico Stefano Butti al suo esordio su questa gara. Sì, il mio esordio qui, sono venuto a provare la gara, vedremo un attimo i segreti di questo tracciato. Beh, andiamo a provarlo allora. Andiamo. Qui ormai abbiamo abbandonato l'abitato di Lanzada, la strada comincia a salire e siamo forse al tratto più muscolare. Ok. Qua finisce il sentiero muscolare. Il consiglio che posso dare è quello di non fare il mio errore, ovvero di partire magari un po' più tranquilli, visto che adesso ci attende una strada cementata ancora molto dura. Sì, direi che questo pezzo è davvero duro, quindi non bisogna esagerare all'inizio. Dai, andiamo? Andiamo. Sorpasso di Torri su Butti. Forse spiana un po'. Solo per voi. Pezzo tecnico. Sicuro come mucca su ghiaccio. Quota 1790. Bravo scorso. La fatica duro comincia a farsi sentire. Butti sta pagando dazio. Ma però dopo un tratto duro così difficile, un po' di collinare ci voleva. Ok, qui siamo più o meno al 15° chilometro, siamo proprio sopra la diga di Campomoro e ci aspetta ancora l'ultima parte di salita. Come hai potuto vedere, Stefano, il tracciato è molto vario. Sì, un tracciato decisamente vario, caratterizzato da tanti sali e scendi. Dopo una parte, penso in gara 40 minuti, duri, davvero duri, si passa a una parte molto corribile con qualche tratto in discesa. Paesaggio, come potete scorgere, fantastico e gara molto bella. Gara che entra adesso nel vivo perché dobbiamo salire. E da qua si sale. Andiamo! Andiamo.
Siamo là per Campagneda, abbiamo passato a dire Campo Moro. Adesso qui mancheranno circa un paio di chilometri allo scollinamento del Passo Campagneda. Diciamo che gli occhiali da sole che porta il nostro Stefano sono ideali, visto che il tempo promette assai bene. E comunque Un continuiamo. bel divertimento, speriamo di non prendere la neve. La salita è davvero finita. Siamo all'arco che delimita il passo di Campagneda, quota 2,636. Adesso inizia la lunga picchiata, 11 km verso il bosco di Poschiavo. Ricordati Stefano, al primo pezzo ci sarà un pochettino di neve, ma il giorno della gara ne andrà via ancora molto, comunque molto compatto. Primo pezzo dove stare abbastanza attenti e poi un secondo tratto davvero tutto da spingere. Siamo a Poschiavo, questo è il rettilineo finale che ci porta dritti al traguardo. Anche quest'anno non ve lo faremo vedere perché sarà una sorpresa quel giorno passare tra 2 anni di folla. Zona ce l'hai, ma lì su Promorvegno poi. È dura, ragazzi. Acqua! Il Torri è cotto, è un po' sulle gambe. Acqua, offro io ragazzi, dai, poi pagate a Poschiavo. Adesso ci dobbiamo aspettare il Mauro in difficoltà. Quanto va sul gruppo? 30 secondi. Ottimo! Oh, scosso! Andiamo! È un Torri che vuole scappare dal gruppo questo qua. Se tocca la gamba, risponde bene alle sensazioni, butti, è un po' in difficoltà. Questo è il momento di attaccare. Andiamo, zio! Questi mi tirano il collo oggi, ragazzi. È una fame della Madonna, ragazzi. Cioè. Come ti è sembrata questa gara? Una gara corribile, speriamo di ben figurare il 12 giugno. Renato, No, una gara una gara per tutti. non è pericolosa, è una gara per tutti, primo pezzo tosto, bisogna tenere un po' di energie per la discesa finale. Finale al nostro cameraman atleta Carlo Scosso Corti.
Com'è questa Poschiavo? Bisogna venire a farla. Sì, sicuramente. Quest'anno non potrò, l'anno prossimo di sicuro sarò ai nastri di partenza.